Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Come vi avevo annunciato nel video precedente, oggi vi vado a presentare come preparo io l'insalata di polpo. Prima di tutto servirà un polpo, questo qua, l'ho preso all'Auchan, sono circa 600 grammi di polpo. La mia ricetta è per 4 persone, quindi ci servirà un polpo di minimo 600 grammi, poi più persone sono, più prenderemo un polpo un pochino più grande. Il mio polpo, io ho preferito prenderlo a Auchan nel reparto pescheria, appunto perché volevo un polipo fresco. Poi 4 patate. Siamo 4 persone, quindi per la mia insalata di polpo userò 4 patate, 4 patate che andrò a bollire a parte. Poi ci servirà Del prezzemolo fresco che servirà per andare ad aggiungere sapore alla nostra insalata. E per finire il limone, dei limoni freschi, questi qua li ho colti nell'albero del mio giardino. Poi aggiungeremo un po' di aglio, io metto nella mia insalata di polpo uno spicchio d'aglio, però per chi non piace potete anche evitare di mettere l'aglio. Sale, il sale vado a insaporire con il sale la mia insalata di polpo solamente una volta che è pronta. Infatti adesso io metterò a bollire, quindi lesserò il mio polpo in acqua già riscaldata, infatti sul fuoco il pentolino che bolle con l'acqua. Metterò a cuocere, quindi bollirò, lesserò il mio polpo in acqua senza sale, perché è inutile salare già l'acqua quando infatti io andrò ad aggiungere il sale poi nella preparazione finale dell'insalata. In un altro pentolino, in questo pentolino qua che metto ora sul fuoco, vado a mettere le mie 4 patate, eccole qua, le mie 4 patate appunto che farò bollire a parte. Come vi ho detto, ho messo a lessare le mie 4 patate, appunto la ricetta è per 4 persone, quindi per 4 persone 4 patate. In quest'altra pentola che ho messo già sul fuoco e dove sta già bollendo l'acqua, vado a mettere, speriamo che ci entri tutto, vado a mettere il mio bel polipone, eccolo qua, polipone. Mettete prima un po' i tentacoli, vedete, nell'acqua bollente in modo che si arricciano, così quando poi andremo ad aggiungere il nostro polpo andrà meglio nella pentola. Questo è un piccolo segreto che ho imparato sul libro di ricette. Vado a coprire anche il mio polipo e lo lascio cuocere, quindi abbiamo messo a lessare sia le patate che il polpo. Sia le patate e sia il polpo le ho messe in acqua senza aggiunta di sale. Infatti il sale lo andrò ad aggiungere quando andrò a preparare la mia insalata. Quindi, ricapitolando un pochino il tutto. Ci servirà un polipo di circa 6 da 600 grammi a 1 kg, dipende da quante persone siete. Io per 4 persone ho preso 600, 650 grammi, 680 grammi di polipo. Sempre per 4 persone ho messo a bollire 4 patate. A seconda delle persone andremo ad aumentare una patata. Se siamo in 5 metteremo 5 patate, se siamo in 6 metteremo 6 patate e via dicendo. Poi a cottura ultimata sia delle patate che del polpo mi servirà il succo di limone, il prezzemolo fresco e l'aglio. L'aglio, come vi ho detto, potete evitare anche se non vi piace, potete anche evitarlo di metterlo. Ad esempio, io non lo digerisco bene, quindi invece di tagliarlo a pezzettini, prendo lo spicchio d'aglio, lo schiaccio e lo metto nella mia insalata per insaporire il tutto e poi vado a salare. Per il momento stacco qua la ricetta e poi ci vediamo quando sarà cotto il polpo e le patate, e vi farò vedere come continuo la mia Ed ecco preparazione. qua. Il mio polpo è cotto, come potete ben vedere, eccolo qua cotto. Anche le patate sono
cotte sono pronte. Qui ho preso due spicchi d'aglio perché erano un po' più piccolini, quindi invece di un solo spicco ne ho presi due. Il mio mazzettino di prezzemolo, il limone e logicamente il sale, e poi metterò l'olio di oliva. Ecco qua, queste sono i miei ingredienti per l'insalata di polipo. Adesso vado a tagliare il polpo, tagliare le patate, preparare l'aglio e sminuzzare. Ed ecco il prezzemolo. Ho sminuzzato il prezzemolo, schiacciato l'aglio. Il prezzemolo non l'ho tritato, ma solamente sminuzzato. Ho tagliato il mio polpo a pezzetti e la stessa cosa ho fatto con le patate. Le patate le ho tagliate a pezzi piuttosto grossi, perché se le tagliavo a pezzettini piccoli tendevano poi un pochino a sfarinarsi, a sfasciarsi quando vado a fare l'insalata. Qui abbiamo l'olio, il limone, adesso prendo una scodella, io la chiamo zuppiera, prendo una scodella più grande e vado a mettere tutti i miei ingredienti per preparare la mia insalata di polipo. Qui mettiamo il polpo facendo attenzione a non far scendere anche l'acqua. Zuppiera, una volta messo il polpo nella zuppiera, vado a metterci un pezzettino di aglio, lo vado un pochino a frantumare, e un pochino di prezzemolo. Poi metto il tutto e l'aglio rimane un pochino indigesto, quindi non l'ho tagliato a pezzettini, non l'ho tritato, ma l'ho fatto in pezzi piuttosto grossi, in modo da, se lo trovo nel mio piatto, lo vado a levare senza mangiarlo, però dà comunque profumo alla mia insalata di polipo e patate. Adesso vado ad aggiungerci le patate, cercando di non farle rompere, di non farle sfarinare, rompere. Ecco qua, metto le mie patate. Ci aggiungo l'aglio, faccio anche questo spicchio d'aglio in due e lo vado ad aggiungere. E ci metto il restante prezzemolo. Come vi ho detto prima, io il prezzemolo non l'ho tritato, ma l'ho semplicemente sminuzzato, proprio perché il prezzemolo tritato troppo fine fine non mi piace. Vado a metterci il sale. Io sto utilizzando in questo periodo il sale rosa dell'Himalaya. Ecco qua, vado a metterci un po' di sale, perché vi ricordo che sia le patate che il polipo l'ho bolliti senza aggiungere sale. Ci vado a mettere un pochino di olio d'oliva. Io in questo periodo sto utilizzando l'olio extravergine di oliva dell'acilio. Vado a tagliare il limone, guardate qua che bello, il profumo di limone è veramente buonissimo, e vado a spremere il limone sopra la mia insalata. Con l'aiuto di una forchetta ne tiro fuori tutto il succo. Ora che abbiamo messo tutto il condimento nell'insalata, vado a girare bene per amalgamare il tutto.
Io l'insalata la sto preparando per cena, me la preparo più presto, sono all'incirca le 2, sono le 2 qualcosa del pomeriggio e sto già preparando la mia insalata di pollo e patate per la cena di stasera. Questo è sicuramente un buonissimo piatto freddo estivo. Io lo preparo prima, così lo lascio ben bene ad insaporire con tutti gli aromi che ci ho messo, il prezzemolo, l'aglio, il limone. Lo faccio insaporire con tutti questi aroma belli profumati che ho messo, così il polpo e le patate prendono più sapore e per la cena saranno diventati veramente, veramente squisiti. Come vi ho detto, mangono bene bene tutto. Non la metto in frigorifero, io la preparo prima proprio per non metterla in frigorifero, altrimenti diventa troppo fredda, perde di gusto. Io la preferisco prepararla appunto qualche ora prima di cena, così la lascio raffreddare fuori dal frigorifero a temperatura ambiente e poi la servo a tavola. Questo è un bel piatto ricco perché ci sono il polpo, le patate, il limone, il prezzemolo, tutto il resto, ed ecco qua bella e pronta la mia, cerco di inquadrarla meglio, ed ecco qui pronta la mia insalata di polpo e patate. Questa è già pronta per cena, come vi ho detto la metterò a riposare fuori a temperatura ambiente, così per quando sarà ora di cena sarà bella raffreddata e si sarà insaporita con il limone, l'aglio e il prezzemolo e sarà molto più gustosa. L'insalata di polpo secondo me è un piatto estivo molto gustoso, abbastanza semplice da preparare, forse un po' lunga la preparazione perché comunque dobbiamo cuocere il polipo, le patate che ci mettono 30-40 minuti a cuocersi, poi dobbiamo prepararle e mettere a raffreddare, però nel contesto secondo me è una ricetta molto semplice da preparare e molto gustosa da mangiare, fredda per questo periodo estivo che fa caldissimo, quindi dove abbiamo voglia di mangiare più fresco, dove le cose calde magari tendiamo un po' ad evitarle, quindi un buon piatto freddo, un piatto facile da preparare, gustoso da mangiare, e che dirvi, buona cena a tutti. Il mio video finisce qua, non mi sono fatta vedere in video perché sto facendo l'enne, quindi ho il mio turbante con l'enne in testa. E mentre facevo l'enne mi sono messa a preparare la cena per stasera. Adesso la mia cena è pronta, ora vado a lavare i vari utensili da cucina, piatti, stoviglie, posate, pentole, eccetera eccetera, metto a raffreddare la mia insalata di polipo e stasera avrò la mia cena già bella e pronta. Il video finisce qua, spero che la mia ricetta vi sia piaciuta. E se la preparate anche voi, fatemi sapere come preparate la vostra insalata di polipo e patate. Vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!